tra di voi. Tutti e tre siamo persone che abbiamo un grandissimo senso dell'umorismo. Infatti un'altra cosa che mi dicevano tutti, ma è così triste, noi ci siamo fatti delle risate pazze, ma veramente delle risatone, one. Per cui, ecco, se c'è anche questo... L'ironia. E questa è una cosa che abbiamo gioco, tutti e tre. E questa è una cosa che, avete, che vi unisce. Che ci c'è unisce. Un altro filmato dove abbiamo parlato di emozione, Amanda. Tu sei in questo filmato, parliamo del 2010, ti lascio una canzone, il pezzo che lui canta, e tu sei non io emozionata. Fatico. Un po' di più. Io vediamo fatico insieme. Molto. Ma guarda qua. Ti lascio una canzone da indossare sopra il cuore. Ti lascio una canzone da sognare quando hai sonno. Ti lascio una canzone per farti compagnia. Ti lascio una canzone da cantare. Una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me? A chi non amerai senza di me? Se me la viene a cantare proprio lì è mica facile. Ma è proprio. No, poi un pochino mi sono abituata, però non tanto. No, poi. No, mica tanto, stai piangendo pure adesso. No, cioè no, ti emozioni no, sempre. Ma io sono ci molto, siamo dette. Sono molto non emotiva. Piango e rido, no. Piango e rido molto, perché poi appunto credo che bisogna scegliere a un certo punto nella vita. O si sta sui medi, si soffre poco, si gode poco, oppure si sta sugli alti, io sto sugli alti, è il mio carattere, la mia natura, non posso fare altrimenti. È un po' anche la mia, sì. Ogni tanto è faticoso, però ogni tanto è bellissimo. Ci riesci. Sì. Forse non lo so, poi io un pochino ho sempre pensato che appunto, a parte vederli insieme mi ha sempre fatto un certo effetto, perché poi non li ho mai visti insieme davvero, no? Sono cresciuta che erano già separati, però tutte le volte che li ho visti insieme li ho visti bene, li ho visti ridere, divertirsi, e quindi per me è molto bello vederli insieme, è molto certo, emozionante vederli insieme. Sì. E poi sono figlia di un grande amore, questo l'ho sempre sentito. Sì. Cioè, non so, è come se questa cosa mi fosse stata una forza per me, il sapere di essere figlia di un grande amore. Poi gli amori passano, finiscono, vanno avanti. Secondo me non gli conta, amori, però anche i grandi amori magari Si trasformano, ma non finiscono. Nel senso, e non finiscono. No, certi io amori sono convinta, non finiscono. Certo. Per me non finiscono, poi magari ci sono persone per cui finiscono. Io se ho amato davvero una persona continuo ad amarla in un modo diverso, ma per io tutta la vita. Esattamente certo, come te. Ma sì, è così. Ed è molto bello questo, continuare a voler bene e non avere ostilità. Non avere screzi, non avere tensioni nei confronti di persone con le quali hai percorso anni della tua vita. L'affetto, l'amore, chiamalo come te pare, quello è davvero sempre, certo. È bello che rimanga, certo. Lo so che è molto difficile, sai cosa non c'è? Si riesce io credo sempre. Che oltre al senso dell'umorismo noi siamo stati anche molto fortunati, perché noi abbiamo avuto modo di lavorare, modo di stare con i figli, anche con del dolore, perché insomma c'è stato un periodo in cui io con il mio marito, l'unico marito poi che ho avuto, che è il padre di suo fratello Vito, Michi. Io ho praticamente litigavamo un giorno sì e l'altro pure, e quindi c'è stato un momento in cui sia Gino che io abbiamo pensato che forse, dato che io avevo già insomma in mente il percorso della mia vita futura, che era senza di lui, senza il mio marito, e che è Niki sì, va bene. E quindi abbiamo insomma
fatto studiare Amanda a Milano. E insomma, ovviamente lei era piccola, io piombavo quando potevo farlo, però insomma anch'io, anche per me è stata una rinuncia tremenda, tremendissima. Quanti anni sei stato? Cinque anni. Dagli 8 ai 13. Sì, però come sempre cose negative ci sono quelle positive. Hai ragione. Io ho conosciuto mio fratello, con cui ho avuto e ho ancora insomma un rapporto profondissimo, Giovanni, che non conoscevo, che ha la mia stessa età, 3 mesi più di me. Ho conosciuto la mia seconda mamma, insomma, Matrigna, un'orrida parola, ma insomma la mia seconda mamma, la Anna, la moglie di mio papà, la prima che è moglie una di mio donna padre, straordinaria, che ancora oggi è una delle persone che, insomma, a cui voglio più bene al mondo. Che belle ci che sono siete, tante persone.